Aladino, un racconto tratto da Le Mille e Una Notte, White Star Kids Edizioni, terza parte. Appena la chiromante gli svelò il luogo in cui il mago aveva trasportato la principessa e il palazzo, Aladino corse a casa dalla madre per prendere l'unico dono di cui il mago non conosceva l'esistenza, il tappeto volante. In poche ore, volando più velocemente del vento, il tappeto portò Aladino in mezzo alla prateria, dove sorgeva ora il palazzo, poco lontano da una grande città, e lo depose proprio sotto la finestra dell'appartamento della principessa. Apu si arrampicò sul cornicione, richiamando l'attenzione di Jasmine, che si sporse fino a vedere il giovane. Felice ed emozionata stava per urlare il suo nome quando lui fece segno di tacere. «Jasmine, il mago è nel palazzo!» sussurrò. «Sì, è qui! Ho avuto tanta paura, Aladino! Cosa facciamo ora?» «Ho un piano. Tu invita il mago a raggiungerti per un tè, trattienilo per chiacchierare.» «No, odio quell'uomo!» «Jasmine, ti prego, fai come ti ho detto. Intanto Apu e io prenderemo la lampada.» «A questo proposito, avresti potuto anche raccontarmi del genio, non credi? Ci saremmo risparmiati un bel po' di problemi», rispose stizzita Jasmine. «Va bene, hai ragione, ho sbagliato e prometto che non ti mentirò più, ma ora va.» Appena vide Jasmine seduta con il mago, Aladino fece il giro del palazzo, entrò dalla porta della cucina, attraversò il cortile interno e iniziò a salire le scale per raggiungere la camera in cui, secondo Jasmine, il mago teneva la lampada. Quando provò a spingere la porta, però, la trovò chiusa a chiave. «Questa non ci voleva, Apu. E ora come faremo a entrare?» si chiese appoggiandosi al muro. «Aspetta un attimo», aggiunse poi. «Mi è venuta un'idea» e prendendo in braccio la scimmietta salì al piano superiore. Poi si affacciò sul balcone e disse: «Ora tocca a te, Apu. Scendi laggiù e prendi la lampada.» La scimmietta si sporse nel vuoto, tenendosi aggrappata al balcone con la coda e senza sforzo riuscì ad afferrare la lampada. Appena la ebbe tra le mani, Aladino richiamò il genio, che saltò fuori con un sorriso. «Ciao, giovane padrone, mi sei mancato. Gradirei che non permettessi più a un mago qualsiasi di dominare i miei poteri. Non è stato per nulla divertente.» Aladino sbuffò esasperato. «Non iniziare a rimproverarmi anche tu. Sei stato arrabbiato con quel mago e che ne dici di occuparti di lui?» «Cosa comandi, padroncino?» «Direi di riportare a casa me e Jasmine e di lasciare durante il viaggio l'ospite non gradito dove non potrà mai più farci del male. Come tu comandi.» E detto questo, il genio con un vortice di fumo avvolse il palazzo e tutto ciò che conteneva, riportandolo esattamente nel punto in cui lo aveva costruito. Con un soffio creò poi un altro vortice che catturò il mago e lo trasportò dall'altra parte del mondo in una piccola valle circondata da altissime montagne scoscese da cui difficilmente sarebbe riuscito a fuggire. Quando infine tornò da Aladino, fece per rientrare nella lampada, ma il giovane aveva una sorpresa in serbo per lui. «Ho un ultimo desiderio per te, mio magico amico. Voglio che la maledizione della lampada si spezzi e che tu sia libero di andare dove vuoi e fare solo ciò che desideri.» Il genio fissò incredulo Aladino per qualche istante, poi scoppiò a ridere e con un balzo volò in cielo fino alle stelle, assaporando per la prima volta da millenni il dolce sapore della libertà. Fine.